Pasquale Senatore è stato il sindaco della città di Crotone dal 1997 al 2005, il primo ad essere stato eletto direttamente dai cittadini dopo la nuova legge, cambiando l'aspetto della città con diversi cantieri aperti dopo la funesta alluvione del 96 e risulta ancora oggi il più amato dei crotonesi. La sua figura è stata ricordata presso la sala consiliare del comune di Crotone dal movimento Pensiero Laterale, con l'ex assessore della giunta senatore Stelvio Marini, l'ex presidente della provincia di Crotone Sanno Zurlo, l'ex sindaco di Crotone ed ex presidente dell'ente intermedio Carmine Tallarico, Pino Napoli, già consigliere regionale, e Giovanni Dima, già deputato della Repubblica. Pasquale Senatore è stato un sindaco del fare, è stato un sindaco che ha unito la capacità di essere chiaramente schierato, perché era innegabile la sua appartenenza a una parte politica, alla destra nello specifico, ma che nello stesso tempo riusciva a inviare, a avere un dialogo con la città, una città che storicamente non era una città di destra, ma è una città insomma, di sinistra, definita addirittura la Stalingrado del Sud. E poi la sua incredibile capacità di mettere a terra, uso un termine che si suole dire adesso, i progetti, i finanziamenti, a passare dalla progettazione all'ottenimento del finanziamento alla realizzazione delle opere pubbliche. E questo, la nostra associazione si chiama Idee e Pensiero Laterale, che si ispira proprio al pensiero di uno psicologo maltese, Edward De Bono, che teorizza proprio l'idea che bisogna, nell'affrontare i problemi, mettersi a guardare i problemi da più punti di vista. E secondo me lui era un antesignano di questa teoria, perché aveva questa capacità di uscire in alcuni momenti fuori dagli schemi per trovare soluzioni. Questo sarebbe una grande eredità che non è facile chiaramente da riuscire a realizzare. In conclusione le chiedo, Pasquale Senatore apparteneva ad Alleanza Nazionale, oggi invece questo partito si chiama Fratelli d'Italia, ma Fratelli d'Italia questa sera di Crotone sarà assente. Lei cosa ci dice in merito? Questa non è una manifestazione, come dire, di carattere partitico o politico, tant'è che nei relatori ci sono due esponenti diciamo che hanno una storia, l'ex presidente della provincia e sindaco di città Carmine Tallarico, l'avvocato Giuseppe Napoli, ex consigliere regionale, quindi il taglio che si vuole dare non è un taglio partitico o di esaltazione della figura, più che altro un ricordo di un qualcosa che è stato e che secondo me deve essere patrimonio non solo esclusivamente di una parte politica della destra a cui Pasquale apparteneva, ma deve essere patrimonio in alcune metodologie del fare di tutta la città e di tutti coloro i quali che saranno chiamati a fare il sindaco, di destra o di sinistra che siano. Senta, io partirei proprio da questa frase che ripeteva spesso il già sindaco di Crotone Pasquale Senatore: ci vediamo tra 15 giorni, parola del vostro sindaco. È stato un sindaco del fare, insomma. Assolutamente sì, è stato un sindaco del fare e ha dimostrato che è possibile fare della buona politica. Nonostante tutto, nonostante tanti fattori ambientali, fattori economici, ma lui ha dimostrato che è possibile dimostrare che esiste anche una politica positiva, una politica del fare, come dicevo poco fa, al di là delle appartenenze partitiche, al di là delle appartenenze politiche. Qualche volta la politica, anzi più di qualche volta la politica è stata additata di essere un luogo negativo della società civile, non è così, qualche volta questo si dimostra che non è assolutamente così, e Pasquale è sicuramente il simbolo di una politica che ha costruito, che si è confrontata con i problemi, che ha trovato le soluzioni. Sicuramente è un tratto distintivo del suo impegno in questa città. A proposito di impegno, vi è una organizzazione per le prossime elezioni comunali? Insomma, si pensa a chi sarà il sindaco proposto dal centrodestra? È ancora un po' presto in politica, poi queste decisioni vengono prese negli ultimi mesi. Sicuramente l'area di riferimento del professore senatore oggi sarebbe ancora il centrodestra, in modo particolare ovviamente la destra. Penso che ci siano molte risorse nell'area del centrodestra, sarà una coalizione unita, così come unita in tutto il territorio nazionale. Penso che a Crotone sarà in grado di esprimere ottimi nomi. E a tal proposito, Pasquale Senatore apparteneva ad Alleanza Nazionale, oggi Fratelli d'Italia, un partito che oggi qui è assente.
Beh, assente, è un partito nuovo che è cresciuto in fretta, è una classe dirigente giovane, però non direi che è assente, diciamo che si muove soprattutto curando il territorio. D'altra parte poi il risultato delle ultime settimane di un tesseramento abbastanza importante, con numeri importanti, dimostra che è ben radicato sul territorio. C'è da fare, però diciamo che siamo sulla buona strada. In conclusione le chiedo, in questi ultimi mesi ha pensato di presentare una sua candidatura? Guardi, se ne è discusso, ne discuteremo ancora, ma ripeto, ci sono molte risorse, le disponibilità ci sono e su questo poi il partito, sia a livello locale che a livello regionale e romano, deciderà poi praticamente chi dovrà essere il rappresentante non solo di Fratelli d'Italia, ma di tutta la coalizione del centrodestra. Senta, quando fu eletto il sindaco Pasquale senatore, questa era una città del fare che si era messa davvero in opera dopo l'alluvione del 96. Innanzitutto il 1997, quando abbiamo vinto con a capo Pasquale senatore, come diceva lui e come noi sapevamo, abbiamo trovato una città dove non vi era consentito neanche entrare, c'era solo un ingresso per la città di Fortuna, proprio perché c'era stata l'alluvione. Quindi oltre alla fase economica l'abbiamo trovato in ginocchio anche come struttura. Quindi è stato un po' molto difficile, però c'era così tanto entusiasmo e forza d'animo di fare, e quindi ci siamo rimboccati le maniche e siamo partiti. Lei che è stato a fianco di Pasquale senatore, secondo lei cosa direbbe oggi vedendo questa situazione di stallo in città? Ma veramente Pasquale l'aveva già detto, lui nelle ultime interviste che aveva rilasciato quando era consigliere regionale aveva parlato chiaramente di gente che non amava, cioè lui ha sempre detto, no? Vedi Maurizio, la politica non è una cosa sporca, la politica è veramente l'essenza della vita, sono gli uomini sporchi che la rendono sporca. E quindi quando si va al potere non perché si ama una città, si ama il popolo, ma perché ci sono altri interessi, quindi chiaramente Pasquale in questo caso non sarebbe affatto contento.